da Panopticon Mobile. Grande fratello, noi ti stiamo guardando. Panopticon Mobile è un'applicazione che consente di utilizzare la mappa delle telecamere di videosorveglianza oppure di segnalare le telecamere di videosorveglianza al progetto Panopticon. Come sapere cosa sta facendo l'applicazione? Queste sono le icone spia. Questa indica la presenza dell'audio. Questa indica la presenza della posizione. Questa indica la presenza della connessione di internet. Questa indica la presenza di un upload. Vedere la mappa delle telecamere. Per vedere la mappa delle telecamere basta usare questo pulsante. Se nelle opzioni hai scelto di vedere soltanto la mappa delle telecamere, ti sarà chiesto all'inizio di quale città vuoi vedere la mappa. Grazie a questo tasto menu wall, menu del tuo telefono, puoi scegliere le opzioni aggiuntive della mappa, come per esempio scegliere un indirizzo preciso scrivendolo, oppure salvare e caricare dei punti o vedere le mappe delle altre città. Aumentando lo zoom al massimo è possibile vedere le aree videosorvegliate e i punti di vista di ogni singola telecamera, disegnati con dei poligoni rossi. Grazie a un'opzione del menu in questa situazione possiamo calcolare in modo abbastanza preciso la percentuale di controllo dell'area che è in questo momento visibile sulla mappa. Toccando gli indicatori delle singole telecamere è possibile aprire la scheda di ogni singola telecamera contenente le informazioni e, se disponibile, anche la foto. È possibile scorrere trascinando l'intera pagina e quindi si può arrivare alla parte in cui ci sono i pulsanti per modificare la telecamera in caso di errori nella segnalazione. Migliorare la localizzazione. Per migliorare e rendere immediata la localizzazione della posizione è sufficiente andare nelle opzioni del telefono relative al posizionamento e scegliere la voce «Utilizza reti Wi-Fi per individuare la propria posizione». Questa operazione farà scannerizzare al telefono le reti Wi-Fi e, collegandosi a un sistema di funzioni di Google, troverà la posizione esatta del telefono. Inserimento telecamere. Per inserire le telecamere si usa questo bottone. Per inserire le telecamere occorre avere la posizione e la connessione ad internet. Se questi elementi non saranno disponibili, anziché trovare questa immagine per inserire subito la telecamera online, sul bottone di inserimento delle telecamere troverete questa immagine per inserire le telecamere offline. Inserimento telecamere, modalità online. L'inserimento delle telecamere è molto semplice. All'inizio si fa la foto delle telecamere. Dopodiché, una per una, saranno indicate, toccando sullo schermo, la posizione della telecamera. In questo modo la telecamera sarà taggata, come per le facce su Facebook, utilizzando questi tasti per ingrandire e rimpicciolire il tag. Lavoriamo su una telecamera alla volta, quindi se dobbiamo inserire un'unica telecamera, usiamo il tasto End. Se dobbiamo inserirle una per una, usiamo il tasto Next. Nel caso invece di una foto fatta da vicino dove non ha senso taggare la telecamera, possiamo passare direttamente alla fase successiva con il tasto End. Sarà caricata una mappa vuota, dove, toccando nel punto esatto della telecamera, apparirà un indicatore. Ovviamente questo indicatore può essere trascinato per correggere la posizione della telecamera. Se durante l'installazione hai scelto di non utilizzare il pennino ma di indicare con un dito, vedrai un indicatore più grande. Se non l'hai ancora fatto, vai nella sezione Opzioni dell'applicazione. Finito il posizionamento, che avviene solo per il primo oggetto, usa il tasto Next per continuare. Se per qualche motivo la mappa dovesse essere posizionata male o stai cercando uno specifico indirizzo, utilizzando questo bottone puoi inserirlo. La mappa verrà posizionata in modo da mettere al centro l'indirizzo da te ricercato. Alla fase successiva apparirà questa schermata che serve per selezionare il tipo di telecamera da inserire. Da questa operazione dipende anche il tipo di inserimento della telecamera, e cioè se si tratta di una telecamera di tipo DOM, una telecamera in cui bisognerà disegnare l'area videosorvegliata, o una semplice telecamera in cui sarà necessario soltanto stabilire il bersaglio per dire in che direzione è puntata. Dopo aver scelto il modello sarà richiesto di inserire alcuni dati come il nome della telecamera e soprattutto se c'è o non c'è l'informativa ed eventualmente il proprietario della telecamera. I dati mancanti saranno inseriti automaticamente, eccetto l'informativa. Le informazioni delle telecamere successive nella stessa foto saranno prese dalla prima telecamera.
per disegnare l'area videosorvegliata di una telecamera di tipo DOM è necessario toccare più punti della mappa uno dopo l'altro. Si creeranno degli indicatori non trascinabili collegati da delle linee rosse e così si creerà un poligono. Quando questo poligono sarà chiuso, sarà automaticamente colorato di rosso e l'area videosorvegliata sarà segnalata. A questo punto si potrà procedere con il tasto Next. Ricordiamo che tutte queste operazioni vanno fatte con il massimo dello zoom nella mappa. Ovviamente l'applicazione potrebbe lamentarsi se i punti sono troppo distanti tra loro o se sono troppo distanti dall'oggetto, e cioè se sono al di fuori dell'area verde che circoscrive la portata massima dell'oggetto da inserire nella mappa. Se vi risulta di aver fatto un errore, potete usare anche l'apposito tasto per annullare le operazioni e ricominciare a ridisegnare l'area da capo. L'inserimento di una telecamera non DOM, cioè normale, è molto più semplice, perché sarà chiesto soltanto di indicare toccando sulla mappa il punto in cui la telecamera guarda. In quel punto apparirà un indicatore trascinabile per correggere la posizione, e quello sarà il bersaglio in cui la telecamera guarda. Questa era l'ultima operazione da fare. Quando avete completato l'inserimento di una telecamera, se sulla foto ce ne sono altre, potete continuare a taggarle una per una e inserirle. Altrimenti, se vi trovate in questa situazione, potete premere il tasto End, oppure se l'avete fatto prima, questa schermata non apparirà e l'inserimento sarà già completo. Inserimento telecamere offline. Le telecamere sono inserite in modalità offline quando sul bottone dell'inserimento c'è questa immagine. Sarà richiesto di fotografare la telecamera. Subito dopo la foto sarà assegnato un nome alla fotografia e se sarà possibile sarà registrata la posizione. Quindi sarà chiesto successivamente l'inserimento della telecamera. Quando la connessione ad internet è disponibile e ci sono telecamere da inserire, allora il tasto del sinottico sarà trasformato con questo tasto. Utilizzandolo sarà possibile scegliere dalla lista delle telecamere da inserire quale telecamera inserire. Verrà quindi riproposta la foto e si procederà con l'inserimento della telecamera utilizzando il metodo online. Upload foto posticipato. Questo pulsante regola le opzioni delle applicazioni. Un'opzione interessante è la possibilità di caricare le immagini delle telecamere in un secondo momento. Questo ci può servire per evitare di consumare la banda che viene tariffata. Quindi, nel momento in cui il telefono si collega al Wi-Fi, possiamo scegliere manualmente di fare l'upload delle fotografie. Quando ci sono delle foto da caricare, il tasto del sinottico sarà trasformato in questo tasto. Usando questo tasto saranno inserite in background tutte le immagini delle telecamere precedentemente inserite sulla mappa. Ogni caricamento delle foto sulla mappa viene sempre in background, quindi si possono fare fino a 8 caricamenti simultanei, dopodiché saranno messi in coda e quindi riproposti all'avvio successivo dell'applicazione. Se ci dovessero essere dei problemi, l'icona del Synopticon sarà sostituita con questa immagine. Utilizzando questo pulsante si forzerà il riavvio di tutte quante le operazioni eseguite non correttamente. In ogni caso, per accedere a tutti i menu estesi su tutte le operazioni basta usare il tasto menu oppure questo bottone. Sempre su questo bottone ci sarà del testo che spiegherà brevemente che cosa sta facendo in background l'applicazione. Opzioni dell'applicazione. Le opzioni sono raggiungibili attraverso questo bottone, che regolamenta tutte le funzioni. Tra le opzioni si può attivare una funzione che con dei messaggi ti dice esattamente che cosa fare passo per passo, in modo da non dover riconsultare la guida ogni volta. Per regolare facilmente tutte le opzioni in modo rapido basta andare verso la fine che c'è il tasto Wizard. Un menu automatico ti guiderà attraverso la configurazione automatica del programma. Questo bottone serve per vedere il numero delle telecamere mappate nella tua città. Serve anche per vedere il rapporto tra l'area totale e l'area della città se disponibile. Queste sono tutte le funzioni principali dell'applicazione Anopticon Mobile. Ricordiamo che per uscire dall'applicazione usando il tasto Esci è necessario che tutte le operazioni in background siano completate. Anche questa opzione è modificabile dal menu Opzioni. Questo ci permetterà di scegliere se l'applicazione di Anopticon, una volta uscita, dovrà essere terminata completamente o potrà effettuare operazioni in background per poi essere terminata completamente. All'installazione dell'applicazione saranno chieste login, password e un indirizzo mail. Queste informazioni saranno utilizzate per creare
un nuovo account Anopticon oppure per utilizzare un account esistente. Queste informazioni saranno inserite solo la prima volta che l'applicazione è avviata. Tuttavia sarà possibile effettuare una registrazione anonima senza inserire alcun dato. Anopticon Mobile, porta questa applicazione con te, scoprirai dove si trova il Grande Fratello e ci aiuterai a seguirlo anche negli angoli più nascosti della città. Tranacci.com/anopticon. L'inversione del Panopticon. Grande Fratello, noi ti stiamo guardando.